Abbiamo di fronte a noi un podio decisamente stretto. Flash, assordimento, lo studio, l'immobilizzamento, il kick, il follow up su quell'onda sonica e l'uccisione. Poi con Harry pesantemente danneggiato, ormai persino tra Ryzen e FM i danni ci sono. Flipper rallentato, immobilizzato e poi addirittura l'onda sonica da parte di Dara per andare a concludere. Più che un disastro, morto Ryzen dentro, Plox a seguire, double kill e serie interrotta per lo stesso Ryzen. Questo è la fine, con triple kill i Samsung crollano. E lì dove alcuni team lottano per affermarsi, altri cercano di tornare a splendere come un tempo. L'ingresso addirittura di Ace, ancora prima che arrivi Lotus, trova l'uccisione, l'assassinio vero e proprio. Raito trova l'inserimento poi con la Suprema stessa, ormai già utilizzato l'ultimo auto, Hextech, gli ultimi danni. Bushi, seppur redivivo ormai dopo questa stasi, avrà ben poco da fare. Ha perso visione per un istante, terribile questo, perché adesso guarda quanto è basso di salute, troppi danni già subiti. Raito costretto alla cura, arriva da Ace, pronto sul fianco, e Patkiza che va a potenziarlo, un'altra doppia uccisione per Kaisa. Ma quando c'è posto per una sola capolista, il confronto diretto è inevitabile. Lo porta in bocca Ryzen, seguito anche Sandy, un'altra double kill, la double carneficina di questa partita, signori, è cosa fatta. Axolotl si riprendono. Yes, però non ci sta, vorrebbe Gammon. Raito sempre sul chi va là, l'ultimo colpo, Gossisk grosso, Raito, e l'inserimento, istinto omicida, double kill, double crunch, outplayed, impazzano ancora una volta. Axolotl, outplayed, questo mercoledì lo scontro per la vetta della classifica.